Buonasera a tutti, ben ritrovati agli amici di Atelier dell'impresa Ibrida. Con questa serata vi diamo il terzo appuntamento di futuro prossimo, quindi questi digital talk dedicati a temi che stanno a cuore al nostro pubblico, quindi a tutto ciò che ha a che fare con gli imprenditori che si occupano di impresa ibrida. E questa sera il titolo del nostro digital talk è Le parole della finanza, debito, equity, crowdfunding. Ecco, un po' l'argomento tocca ciò che da qualche anno accademici, scienziati e anche il dibattito attorno alla finanza ci portano come attenzione alla finanza sociale. La finanza d'impatto. Il tema di questa sera è particolarmente significativo per il nostro pubblico che è fatto soprattutto di imprenditori sociali, perché forse l'impressione, però vediamo se può essere confermata anche nel dialogo di questa sera, che mentre da un lato ci sono molte opportunità che possono essere anche a vantaggio del terzo settore, delle imprese sociali, dall'altro canto, l'impressione è che forse proprio questo mondo sia meno preparato a cogliere queste opportunità e a calarle anche dentro un ripensamento delle proprie organizzazioni. Ne parliamo con Francesco Abbà, che è il presidente di CGM Finance, la finanziaria della rete di imprese sociali più grandi d'Italia. Francesco è consulente e formatore sui temi della gestione della finanza e delle imprese sociali. Per Atelier dell'impresa ibrida devo dire che ha fatto una delle lezioni più belle e più interessanti del percorso sui temi della finanza. Sottolineo che Francesco sostiene che in questo tempo molto particolare della crisi, per paradosso, le imprese sociali avrebbero molte più opportunità di quanto spesso esse stesse non credano, però devono avere il coraggio di imparare una nuova lingua diversa da quella che fin qui hanno praticato. C'è con noi poi Elena Casolari. Elena è amministratore delegato di Opes Italia, SICAV e Eureka, un fondo impact con target esclusivo per l'Italia. Siede in diversi consigli di amministrazione, in particolare dell'Associazione Social Impact Agenda per l'Italia, e fa parte del Consiglio Generale della Fondazione Compagnie di San Paolo. Ecco, Elena, in una recente intervista per Il Sole 24 Ore, ha ribadito come il profitto non debba essere un tabù per il terzo settore, che invece deve sapersi servire dei mezzi della finanza. Spesso progetti di grande carica e idealità umana incontrano difficoltà dovute a inefficiente struttura finanziaria dell'impresa. La sfida, quindi, secondo Elena, è quella di portare governance e capitali all'interno delle imprese sociali. Abbiamo poi con noi Angelo Rindone, amministratore delegato di Folk Funding, è considerato uno dei pionieri del crowdfunding italiano. Ha fondato Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana nel 2005, che oggi conta circa 200.000 utenti registrati e 8 milioni e mezzo di euro di fondi raccolti. Per quanto riguarda un pensiero anche di Angelo, lui sostiene che il crowdfunding non è più solo un metodo alternativo per finanziare una idea o un progetto, ma diventa sempre più spesso uno strumento di open innovation. Per questo il suo lavoro coincide con la sua passione. Ha supportato lo sviluppo di diverse piattaforme di comunità, tra cui la Donation Platform di Intesa San Paolo, e sviluppato diversi progetti di responsabilità sociale di impresa e open innovation per grandi aziende italiane. Abbiamo infine con noi Flaviano Zandonai, sociologo, formatore che si occupa di terzo settore e di impresa sociale attraverso attività di ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione editoriale. Con Paolo Venturi ha pubblicato diversi libri,
A lui sono particolarmente grati perché il nome anche di Atelier dell'impresa ibrida lo abbiamo mediato da una intuizione sua e di Paolo Venturi con un libro che appunto hanno pubblicato qualche anno fa. Ringrazio quindi le persone che ho presentato ora, grazie di cuore di essere qui presenti e di poter darci il vostro contributo. Lascio la parola a Flaviano che modera l'incontro. Grazie, grazie Danilo e benvenuti a tutti voi che ci state seguendo e benvenuti anche ai nostri ospiti. E saluto tutti, in particolare saluto Elena, tanto tempo che non ci vediamo, diciamo, per cui è un piacere rivederti. E beh, da parte mia è solo, come dire, una brevissima introduzione per cercare di animare per quanto è possibile anche attraverso queste modalità che non mi sono ancora abituato a gestire più di tanto, però ci proviamo. Ad animare un po' una conversazione, diciamo, tra i nostri ospiti, no? Evitare un effetto canne d'organo, per cui per effetto del quale ognuno parla della propria parola sostanzialmente, e rimane poco spazio invece per capire anche che razza di interazioni, integrazioni possono esserci anche tra i vari strumenti che presenteremo questa sera. Sì, perché le tre parole corrispondono essenzialmente anche ai profili dei relatori, degli speaker che ci sono stati appena adesso presentati in qualche modo, no? Per la finanza di debito c'è Francesco Abba, anche se lavora all'interno di un'organizzazione che non è proprio il soggetto tipico della finanza di debito, diciamo, però ci presenterà lui CGM Finance, ma comunque può rappresentare quel contesto lì, all'interno del quale anche in questi anni sono sviluppate molte iniziative anche a favore di finanziamento, soprattutto in ambito bancario, ecco, per capirci. Per finanziare progetti di impresa sociale, del terzo settore, imprese ibride dei dintorni, mettiamola così. C'è poi Elena Casolari, che in qualche modo fa la parte, o ci presenterà la parte degli strumenti della finanza di investimento, quindi la parte equity, sostanzialmente sempre riferita a uno spettro anche un po' più ampio, diciamo, di imprenditoria, chiamiamola a scopo sociale, per capirci, poi cercheremo di precisare anche quali sono anche i soggetti beneficiari di questo tipo di risorse che in qualche modo vengono messe a disposizione. E poi c'è Angelo Rindone che invece incarna, potremmo dire, tutta la parte del crowdfunding. Queste tre parole cosa sono in realtà? Cosa corrispondono? Un po' ci pensavo in questi giorni. A parte che per me erano diventati quasi un mantra, no? Continuavo a ripetermele, no? Se ci vedete debito, equity, crowdfunding, cominciate a ripeterlo, non finite più sostanzialmente. Però al di là di questo strano effetto che mi hanno ingenerato in questi giorni, queste tre parole, secondo me, rappresentano anche tanti aspetti diversi che questa sera potremmo tentare di approfondire, perché per certi versi queste tre parole rappresentano anche, in primo luogo, una serie di strumenti, se volete, anche di prodotti per certi versi, molto concreti, molto, come dire, azionabili, molto operativi, che hanno a che fare anche, che rispondono a dei bisogni, a un fabbisogno di risorse che viene anche dal mondo, diciamo, dell'imprenditoria a scopo sociale, in qualche modo, quindi sono strumenti. Poi sono anche organizzazioni, in qualche modo, che gestiscono questi strumenti, no? Dicevo prima, il sistema bancario per la finanza di debito, i fondi di investimento, piccoli e grandi, variamente strutturati per la parte di equity, le piattaforme di crowdfunding sono a loro volta dei sistemi socio-tecnici e organizzativi che gestiscono questo tipo di attività. E poi, se volete, queste parole rimandano anche a una dimensione più anche di forma mentis, per certi versi, no? Di approccio, diciamo, al modo in cui le realtà imprenditoriali e organizzativi cercano delle risorse per favorire lo sviluppo, perché di questo stiamo parlando questa sera, di cercare di mettere in connessione in maniera virtuosa soggetti che dispongono di risorse che vogliono appunto mettere a disposizione per sostenere lo sviluppo, diciamo, di realtà di carattere sociale, diciamo, largamente intese. Quindi però l'approccio è diverso in qualche modo, no? Penso ad esempio, solo per fare un esempio, la finanza di investimento di solito viene rappresentata come più rischiosa per certi versi, no? Rispetto invece alla finanza di debito. Oppure pensate al crowdfunding, il crowdfunding viene rappresentata anche come una forma di investimento per la quale tutti noi come persone possiamo diventare investitori. Quindi non sono dei soggetti solo istituzionali, riconosciuti, accreditati a fare questo mestiere. Quindi in qualche modo e sono anche questioni di approccio, di mindset diverso al modo in cui si raccolgono delle risorse da investire per progetti di finalità, per progetti e iniziative di finalità sociale. Fatta questa premessa, a
anche un po', come dire, contorta, come sempre più spesso mi capita di fare. Proviamo a cominciare a dialogare intorno a questi temi. Farei un primo giro come dire, di interventi da parte dei nostri ospiti questa sera per cercare di fare un po' il punto della situazione, un po' lo stato dell'arte del proprio settore. Del proprio settore, diciamo, finanziario in qualche modo, della propria parola di riferimento, no? Cosa succede oggi nel campo della finanza di debito, in qualche modo riferita chiaramente al mondo dell'imprenditoria sociale ibrida, in qualche modo. Cosa succede oggi nel mondo del crowdfunding? Cosa succede oggi, come dire, nei fondi di investimento che apportano capitale di rischio, diciamo, per finanziare questo tipo di attività? Cosa si sta muovendo? Perché mi sembra che in tutti i tre settori, poi sentiremo le risposte, non sia certo una situazione di stasi, c'è molto movimento in qualche modo. Ecco, quindi da questo punto di vista il primo giro di interventi potrebbe essere utile anche per i partecipanti per capire non solo chi siete, cosa fate, ma cosa sta succedendo nel vostro settore di attività, nella vostra industry, per certi versi, quali sono le principali tendenze. Poi mi rendo conto ci sarebbero molte cose da dire, però cercate di fare una selezione delle cose principali che stanno accadendo nel vostro ambito. Per cui non so da chi potremmo cominciare, io credo che Francesco abbia un destino nel suo cognome, per certi versi, no? Essendo abba di cognome, penso che è dalla prima elementare che ti becca, a meno che il maestro o professore non decidesse quel giorno di cominciare dalla Z, ad esempio di Zandorai. Qualche volta è successo, però sempre più spesso si va in ordine alfabetico. Quindi non so, potremmo partire da lì, per di più anche, no? È la parte di debito, che è anche la prima parola che viene, anche, ed è la prima parola della finanza che dobbiamo approfondire in questa sera. Quindi non so se vuoi cominciare tu a raccontarci cosa vedi, ecco, dal tuo osservatorio fronte offerta di risorse che viene dalla finanza di debito, e poi magari potremmo proseguire con Elena e poi Angelo, diciamo, così rispettiamo sia l'ordine alfabetico che l'ordine delle parole, l'alfabetico dei cognomi e l'ordine alfabetico delle parole. Per cui, Francesco, a te la parola. Beh, intanto grazie di avermi invitato, saluto tutti, un piacere anche essere qua con Flaviano, Angelo ed Elena che conosco, stimo, con cui ho fatto diverse cose, quindi è un piacere essere qua stasera. Beh, intanto normalmente non venivo selezionato a scuola perché facendo il numero con le pagine del libro l'uno non usciva mai, quindi in realtà è un po' diversa la faccenda, però... parto io. Allora, vi porterò il punto di vista del, diciamo, intanto parlare sotto il capitolo debito non è neanche il massimo, dovendo fare una battuta. Quindi, però a me sembra che queste tre parole che abbiamo usato per il titolo dell'incontro richiamino comunque. Almeno a me richiamano molto l'aspetto delle risorse, no? Cioè, sono tre forme con cui le organizzazioni si procurano delle risorse per fare qualcosa. E quindi io sono molto interessato a fare un ragionamento stasera legato un po' anche alle risorse associate a dove stanno andando le imprese, dove stanno andando le imprese in questo momento nel 2020, soprattutto le imprese di cui mi occupo io. Io tra l'altro sono, come diceva Flaviano, presidente di un soggetto esso stesso ibrido, perché noi siamo una realtà no profit che si occupa di finanza e quindi siamo un po' lato offerta, però la proprietà è della domanda, quindi noi stessi siamo un po' un ibrido perché sono i nostri stessi soci che poi diventano beneficiari della parte finanziaria. Siamo un agevolatore sui temi della finanza e in generale dell'accesso alle risorse per le imprese sociali e per le cooperative sociali, perché il lavoro che fa CGM Finance è quello di relazionarsi col mondo dell'offerta in generale, sicuramente l'offerta di debito, ma anche l'offerta di equity. Parliamo anche con chi si occupa di crowdfunding, chi si occupa di garanzia, chi si occupa di asset, cioè sono un po' tutti questi temi che in qualche modo interessano il terzo settore cosiddetto produttivo, anche, che è quello che vive insomma di vendita di beni e servizi. Ora, per centrare un po' la domanda che mi ha posto Flaviano, com'è lo stato dell'arte dell'offerta sul fronte, diciamo, finanza, quindi debito, prestiti a medio-lungo termine, prestiti per investimenti. Sicuramente io ho provato a riassumere qualche termine che in qualche modo dà l'idea della situazione.
Abbiamo sicuramente una buona specializzazione dell'offerta, nel senso che in Italia esiste una pluralità di soggetti che in questo momento offrono finanza specializzata e hanno a volte anche professionisti o collaboratori che all'interno delle varie banche, dei vari istituti, si occupano in modo specifico di questa area e quindi conoscono anche il lato domanda. C'è una buona diversificazione, nel senso che comunque la diversificazione che l'offerta lo sta realizzando sia sul fronte territoriale, nel senso che c'è in questo momento un'offerta che copre anche zone in cui una volta sarebbe stato impensabile arrivare a offrire finanza. Pensate al lavoro che fanno, per esempio, Intesa e Banca Etica al Sud, dove comunque è difficile finanziare le organizzazioni di terzo settore che a volte sono piccole, fragili e non sono sempre bancabili. Ma diversificazione anche nel senso che l'offerta sta coprendo tutta la gamma dei 360.000-70.000 soggetti del no profit, perché soprattutto in quest'ultimo anno si è visto come il tema di riuscire a dare una copertura finanziaria anche agli ETS associativi, se volete, è uno dei temi che in qualche modo interessa le banche, cioè perché solo le cooperative devono avere accesso alla finanza quando c'è un gran bisogno anche per le associazioni sportive, le associazioni culturali, le associazioni, se volete, che si occupano di tempo libero. Anche loro sono state, per esempio, incluse negli ultimi decreti relativi, per esempio, alla garanzia pubblica nel periodo di emergenza che stiamo vivendo. Un altro tema, secondo me, che caratterizza l'offerta è la presenza di buoni volumi. Ecco, non si può dire che non esista in questo momento disponibilità di finanza per questi soggetti. Ne esiste tanta, esiste, uno può dire, non ci sono risorse a debito, ce ne sono tante, bisogna saperle scegliere, bisogna saper capire cosa ti serve, bisogna capire anche per cosa le usi e come pensi di restituirle. Però i volumi finanziari associati a questo mondo sono molto di più di quelli di una volta. Tra l'altro sono molto di più in questo periodo in particolare, in cui comunque le disponibilità sono aumentate, anche perché è aumentata la garanzia pubblica. Le ultime due questioni che in qualche modo voglio citare sul lato offerta sono, uno, il tema della misurazione, che penso che toccheranno molto di più sia Angelo che Elena. Comunque anche i soggetti della finanza debito si stanno ponendo il tema, non voglio citare l'impatto, però perlomeno della misurazione delle performance economico-sociali di delle organizzazioni che finanziano, cioè non sono interessati solo ed unicamente alla capacità di rimborso e restituzione del debito, ma sono anche interessati a come queste risorse poi vengono messe a frutto. L'altro, associato al termine della misurazione, è anche il discorso della valutazione, cioè scordiamoci il refrain che si usava fino a 10 anni fa, oddio non ci sanno valutare, non c'hanno gli strumenti giusti e quant'altro. No, non è vero. Molti di loro hanno degli strumenti, hanno studiato degli strumenti, che poi siano giusti o meno, questo, però sono i loro. Questi strumenti sono avvenuti, la costruzione di questi strumenti è avvenuta a volte anche in collaborazione con la domanda e quindi alcuni aspetti legati alla valutazione che sono legati per esempio alla reputazione, alla governance, alle reti, vengono considerati da questi soggetti e quindi mi sembra che da questo punto di vista ci sia un sistema che sta crescendo, sta in qualche modo dando risposte su vari fronti, lavora in questo momento a costi anche bassi, perché in generale la finanza in questo momento ha costi più accessibili che non rispetto a 10-15 anni fa, e di fatto sta in questo momento ponendosi come ponte anche in alcune situazioni caratterizzate soprattutto nell'ultimo periodo da interruzione di attività, da riduzione e quant'altro, per cui molto spesso la finanza fa quella parte di ponte in attesa di periodi migliori, in attesa di ripresa produttiva. Grazie Francesco. Io credo che poi avremo modo naturalmente di riprendere, di approfondire anche il discorso legato a come queste parole si stanno muovendo, questi strumenti, questi approcci, queste organizzazioni si stanno muovendo nel contesto che stiamo vivendo in questa fase qui. Adesso però darei la parola a Elena, perché mi sembra interessante. Francesco per certi versi ci ha descritto, non so se sei d'accordo, l'evoluzione di un settore maturo, le tendenze di un settore per certi versi maturo. Forse il settore, l'ambito nel quale ti muovi tu è in una fase ancora, non so se si può dire, nascente, almeno per quanto riguarda l'Italia e il settore sociale, mettiamola così, no? Perché
No? E da questo punto di vista volevo chiedere anche a te cosa sta succedendo, se innanzitutto sei d'accordo su questa, diciamo, visione di un diverso ciclo di vita, mettiamola così, ma poi anche delle tendenze che sottolineava Francesco, quali secondo te anche sono tendenze che connotano anche il tuo ambito di attività e gli strumenti che utilizzate al suo interno? Sì, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua oggi con amici e quindi ritrovarsi e anche in questo consesso in cui si parla appunto di impresa ibrida, no? e di finanza a servizio dell'impresa ibrida. Devo darvi anche un annuncio e mi fa piacere farlo qua in anteprima, dato che non l'abbiamo ancora reso ufficiale, ma Opes Italia ha fatto il primo closing giovedì scorso, quindi siamo direi da oggi, da ieri, operativi e in attesa appunto di impiegare i capitali che abbiamo raccolto. Quindi sono felice di renderlo qua pubblico, a bene. Voi prima di tutti. Siamo felici perché è un esito anche di un percorso non facile, insomma, almeno comunque complesso, diciamo, no? Da portare avanti, credo anche per te in questi ultimi tempi. Beh, direi che è stato un impegno titanico, quindi un po' perché ci siamo confrontati con dei titani, no? Quindi abbiamo accanto il Fondo Europeo di Investimento, avremo a breve Cassa Depositi Prestiti, quindi abbiamo tanti amici, ringrazio anche Francesco che è con noi insieme a CGM Finance, quindi abbiamo fatto direi che Opes Italia è proprio l'espressione di uno sforzo corale, però è stato effettivamente un grande sforzo, soprattutto perché in questo periodo di Covid tutto si è dilatato e tutto si è complicato. Quindi siamo contenti di far parte a questo punto a pieno titolo di questo nuovo panorama di attori presenti in Italia. Sono d'accordo su quanto detto, cioè sul diversi fasi di vita. Sicuramente l'Italia ma non solo per quanto riguarda l'impact investing, direi in generale sul venture capital, è ancora in una fase quasi di nascente strutturazione a livello europeo, a livello mondiale. L'impact investing è decisamente ancora molto timido, però è vero anche che negli ultimi, direi, 18 mesi abbiamo visto il nascere di realtà, e quindi se solo appunto 18 mesi fa avevamo un solo operatore di fatto presente, strutturale, che operava sul mercato. A questo punto ne abbiamo quattro e in realtà ce ne sono in incubazione altri, quindi sicuramente c'è molta vivacità, nonostante il momento storico difficilissimo, ma direi anche, anzi forse anche per questo motivo, un'emergenza che si è trasformata in un'opportunità per tutti, per gli operatori nuovi che si vogliono posizionare. In termini di tendenze, quello che io mi sento di dire è che c'è una maggiore numerosità, ci sono sicuramente delle convergenze che si stanno creando, perché non sono solamente gli operatori di equity, fondi equity, di impact investing che si occupano dell'economia impact o dell'economia sociale, ma sono anche altri operatori che non sono, che forse a volte ignoriamo, no? Quindi c'è una convergenza, ad esempio, di attori di fondi di venture capital classici che stanno guardando il mondo dell'economia sociale. Questa è una convergenza che è in corso e attiva in tutto, direi, a livello proprio mondiale. E anche qua in Italia, quello che noi abbiamo visto è questo inizio di interlocuzione fra soggetti diversi. Ci sono le imprese, quindi il settore privato, che un po' con tutta la tendenza dell'open innovation è andata a finanziare e finanzia anche iniziative che ricadono nell'ambito dell'economia d'impatto. Quindi direi molti soggetti, molta energia, forse poco coordinamento, forse non c'è ancora, come posso dire, un quadro teorico o un quadro di convergenza
sulle definizioni e le aspettative. Probabilmente l'aspettativa che noi, o il modo in cui noi leggiamo, vediamo e vorremmo vedere l'economia sociale è diversa rispetto a quella degli altri soggetti, no? E quindi questo porta a volte ad una frammentazione di aspettative, ad una ad una narrativa un po' diversa. Quindi, e questo non aiuta in un certo senso la crescita o la maturità del settore, no? Il fatto che tutto sommato parliamo tutti uno stesso linguaggio, parliamo tutti purtroppo un linguaggio un po' troppo diverso. Questa è la mia lettura, quindi sicuramente positivo, ci sono tantissimi più soggetti, c'è più liquidità sul mercato che ha bisogno di liquidità, quindi ci sono molte più opportunità per i soggetti che cercano equity, ma a volte ci si scontra appunto con queste narrative diverse, narrative poi di successo che spero nel corso di questa nostra chiacchierata di aver modo di raccontarvi che cos'è per noi la narrativa di successo che dovrebbe avere un'impresa target o un'impresa beneficiaria per quello che riguarda il nostro capitale. Assolutamente, io direi che poi nel secondo round, come dicono quelli che fanno appunto investimento, proprio nel nostro caso, come dire, round di confronto, andremo proprio a specificare anche, a costruire anche un po' l'identikit, se vogliamo, no? del beneficiario di questo tipo di risorse qua, e in qualche modo anche le sue caratteristiche, effettivamente, come dici tu, per cercare di costruire anche o di condividere, se possibile, una narrativa, di orientarsi meglio dentro queste diverse narrative al fine di favorire anche un incontro fra domanda e offerta, sostanzialmente, perché se le narrative non combaciano, poi, come dire, alla fine le risorse si dice che non ci sono, le risorse non riescono ad essere impiegate e quindi si costruisce, come dire, un ecosistema di risorse a supporto di che non riesce per certi versi a funzionare, perché non trova delle buone esperienze o perché le esperienze non sono in grado di autorappresentarsi in termini di domanda. Per cui su questa cosa certamente nel secondo passaggio torneremo. Sentiamo un po' anche a questo punto di vista Angelo, diciamo, no? Che può raccontarci anche lui come vede il settore, cosa succede oggi nell'ambito del crowdfunding, che zitto zitto, mi verrebbe a dire, per farti una battuta, potrebbe fare tutte le cose che abbiamo sentito prima per certi versi e anche di più nelle sue varie declinazioni, no? Perché potrebbe fare sia l'investitore che il prestatore, potrebbe, no? Oltre che il donatore anche di risorse. Però sentiamo da te come vedi l'evoluzione dal punto di vista in particolare di produzione dal basso, ma più in generale anche di quello che ti capita di vedere nel sistema tuo. No, c'è il microfono. Eccolo. Un classico intramontabile, certo. È dimenticare di... No, figurati. Quindi mi scuso. No, intanto no, volevo dire, vi ringrazio per l'invito. Ma allora... Sì, diciamo che intanto mi presento, io sono Angelo Lindone, sono amministratore delegato di un'azienda che era una startup qualche anno fa, noi siamo nati 6-7 anni fa come startup innovativa con una verticale proprio sul mondo del crowdfunding, cioè siamo nati da una parte perché avevamo sperimentato ante litteram il crowdfunding facendo una piattaforma che oggi è ancora viva e attiva che si chiama Produzioni dal Basso, e dall'altra perché avevamo notato che con la regolamentazione Consob sull'equity crowdfunding in particolare e con l'arrivo diciamo di un mercato più maturo c'era la possibilità di aprire un'azienda barra una startup sul tema del crowdfunding. Dopo 7 anni non siamo più una startup, ma siamo una SRL benefit, quindi siamo una società benefit, e abbiamo fatto una serie di esperienze all'interno delle macro del crowdfunding. Faccio una breve premessa: in effetti, sotto la parola crowdfunding, che unisce le parole folla finanziamento, finanziamento dalla folla, finanziamento dal basso, adesso non è chiara bene quale possa essere una definizione in italiano, però sotto la parola crowdfunding sostanzialmente in effetti ci cascano una serie di processi di finanziamento, di sostegno. Diciamo che la costante del crowdfunding è che da una parte c'è un progetto, un'idea, un'iniziativa, e dall'altra c'è una comunità di persone interessate a sostenere
finanziariamente quel progetto, quell'idea, quell'iniziativa. Dopodiché il modo con cui queste persone interagiscono con l'iniziativa è diverso. Ci sono le piattaforme di crowdfunding dedicate alle donazioni, ci sono piattaforme di reward o di preordine di prodotto, ma ci sono anche piattaforme del cosiddetto crowd investing che si occupano di equity e quindi di capitale di rischio, o di lending e quindi di capitale di debito. Ecco, noi diciamo che con ovviamente le relazioni poi sono molto diverse, anche le progettualità sono molto diverse, però tutte queste modalità cascano all'interno della parola crowdfunding. E noi come società ci occupiamo proprio di, da una parte, sviluppare un prodotto donation reward, che è produzione dal basso, quindi una piattaforma sostanzialmente di donazioni e o di donazioni basate su ricompensa. Adesso non voglio farla troppo lunga su queste tipologie. Però dall'altra sviluppiamo anche prodotti, piattaforme per terzi, cioè il mercato ci sollecita, forti di questa nostra esperienza, nello sviluppare piattaforme di investing. Ad esempio, la maggior parte delle piattaforme di lending, cioè di prestito, presenti in Italia sono praticamente state sviluppate dal nostro team. Abbiamo sviluppato, come ricordava prima nella presentazione, la piattaforma di donazione di Intesa San Paolo. Sviluppiamo anche piattaforme di equity crowdfunding. Quindi abbiamo, come dire, una visione abbastanza completa di come il crowdfunding si sta sviluppando in Italia. E come si sta sviluppando il crowdfunding in Italia? Allora, innanzitutto è ancora, diciamo così, giovane, ok? Non abbiamo ancora dei numeri importanti, però c'è una crescita, diciamo, continua di piattaforme, di soggetti che operano su questo mercato, sempre più rilevanti, di progetti che vengono finanziati attraverso queste piattaforme e di soldi che cominciano piano piano a transitare, quindi piano piano anche di case history che ci raccontano che anche nel mercato dell'investing, del lending e dell'equity si possono fare dei numeri molto interessanti. Ci sono poi dei settori che stanno crescendo nell'investing, in particolare ad esempio il settore immobiliare, il settore dell'energia e in parte anche il settore delle startup, che stanno crescendo in maniera importante, e piano piano anche in equity dovremmo cominciare a vedere le prime exit. Quindi questa è un po', diciamo così, la situazione. C'è un mercato nuovo, regolamentato da poco, tra l'altro da poco, anch'io do una notizia, la comunità europea ha firmato una normativa, un accordo di normativa che poi andrà adesso recepito nell'arco di un anno dai vari singoli stati, che in qualche modo cerca di regolamentare il crowd investing, quindi il crowdfunding di debito e di equity e di lending a livello europeo. Quindi piano piano arriveremo anche ad avere un mercato unico europeo delle piattaforme di crowdfunding, e questo ovviamente potrebbe creare ulteriormente un'accelerazione in questo settore, che comunque cresce annualmente del 45%. Se siete interessati a questi numeri, vi consiglio di andare a vedere una pagina del Politecnico di Milano sull'osservatorio del crowd investing, che è proprio dedicata, verticale, su questo tema. E per quanto riguarda invece la parte, diciamo, più sociale, di progetti sociali, culturali, e quindi anche di innovazione sociale, mi viene da dire, cioè la parte più donation reward, noi posso parlarvi della nostra esperienza con Produzioni dal Basso, che è una piattaforma, prima è stata citata, che insomma è abbastanza importante sul mercato italiano. Abbiamo, lì prima è stato detto 200.000, in realtà sono già quasi 300.000 gli utenti su Produzioni dal Basso, e anche un po' all'interno di quest'anno, che è stato un anno molto particolare, abbiamo avuto una crescita ulteriore ed esponenziale. Cosa sta succedendo su queste piattaforme donation reward? Allora, innanzitutto, le piattaforme donation reward sono sostanzialmente piattaforme di raccolta fondi molto semplici, non regolamentate, o comunque che si basano sulle regolamentazioni legali fiscali esistenti, e che permettono a chiunque, privati, associazioni, piccole aziende, negozi, onlus, eccetera, di proporre delle idee, dei progetti in maniera veramente molto aperta e polverizzata. E quindi sono piattaforme, tendenzialmente Produzioni dal Basso è una piattaforma generalista, che in qualche modo in questi anni, Produzioni dal Basso ha diversi anni di storico, hanno costituito un po' in qualche modo quella brace sotto la cenere che ha cominciato ad animare
creare delle comunità economiche molto informali, molto piccole, molto parziali, ma spesso molto determinanti e di grande impatto reale sul territorio, sul tessuto, sul quartiere, eccetera, eccetera, e hanno costruito delle iniziative. Cosa è successo? Che nel tempo queste piattaforme, o comunque piattaforme come Produzione al Basso, che hanno cominciato a diventare abbastanza interessanti come numeri, come progettualità, come anche generazione dell'impatto, hanno cominciato a interessare diversi soggetti a livello di comunità. Quindi piano piano su piattaforme come Produzione dal Basso sono arrivate banche, fondazioni, comuni, università, aziende, eccetera, eccetera, che hanno cominciato a costruire delle iniziative, mi viene da dire, di CSR, cioè di responsabilità sociale d'impresa, di open innovation, oppure delle iniziative, diciamo così, di per coinvolgere determinati territori, come nel caso del crowdfunding civico. Quindi ad oggi, diciamo così, che le piattaforme, come per chiudere e dare una fotografia dell'actual, le piattaforme come Produzioni dal Basso, cioè piattaforme di donazione, si stanno piano piano, progressivamente trasformando in piattaforme di innovazione sociale, in piattaforme dove da una parte avvengono cose in maniera randomica, ma molto interessanti da tenere d'occhio per capire qual è il termometro, come osservatorio del termometro di cosa sta accadendo nei territori, nelle comunità, nelle associazioni, eccetera, ma dall'altra sta diventando anche un luogo dove organizzare in qualche modo le idee, le iniziative, gli spazi, sia dal punto di vista civico. Noi per esempio su Produzioni dal Basso ospitiamo il Comune di Milano, il Comune di Venezia e altri comuni arriveranno, o anche a livello universitario. Noi stiamo facendo un lavoro con l'Università Bicocca, ma a breve arriveranno altre due università, una del nord e una del sud, oppure con le aziende, da Feltrinelli, Fastweb, con le banche, abbiamo Banca Etica, Banca Viper, che fanno delle cose sulla nostra piattaforma. Quindi diciamo che e questi soggetti non vengono a fare pubblicità, ecco. Cioè poi mettono il loro bollino, il loro brand sulla piattaforma, questo certo, ma vengono a portare valore, ok, all'interno di una determinata verticale di comunità o di settore. Certo. Quindi vengono a portare denaro, soldi, cofinanziamento e selezione, curatela all'interno di determinate iniziative. Ecco, diciamo che oggi una piattaforma di crowdfunding come Produzioni dal Basso è un laboratorio, diciamo così, di innovazione sociale, dentro il quale piano piano si stanno attivando una serie di soggetti istituzionali e o comunque strutturati, che vedono in questo spazio un luogo dove poter cominciare a coltivare, a sperimentare degli ibridi che mettono insieme un po' di profit, un po' di non profit, territorio, comunità, formale e informale. Ecco, questa è un po' la situazione. Aggiungo una cosa, noi rispetto anche alla considerazione che faceva, che mi trova d'accordo Elena, rispetto al fatto che noi abbiamo introdotto, ovviamente anche spinti dalla comunità e dagli strutturati, una serie di strumenti. Abbiamo introdotto gli SDG, la possibilità quindi di selezionare i famosi obiettivi 2030 dell'ONU per i progetti, abbiamo introdotto uno strumento per i dati di misurazione delle performance del pubblico che partecipa a queste comunità economiche, eccetera, eccetera. E ci siamo accorti, in effetti, che sul tema, ad esempio, dell'impatto, ok, effettivamente ci sono diversi cavalli di battaglia, ci sono diverse, scuole di pensiero, diversi metodi di approccio. Ora, questo ovviamente genera entropia e rende difficile, effettivamente, e poco strutturato in questo momento alcune azioni, anche da parte nostra, però noi, diciamo, possiamo anche permetterci un po' di essere destrutturati accogliendo tanto pulviscolo e tanta polverizzazione. Però effettivamente un fondo di investimento o una piattaforma che si vuole occupare di impact investing, in effetti questo tema se lo pone. Io credo però in parte che sia anche un momento di sperimentazione interessante, cioè piano piano credo che arriveranno degli standard, o comunque si capirà che può esserci una grammatica unica e comune. In questo momento, in effetti, anche noi stiamo notando diverse grammatiche che entrano in campo. Dal nostro punto di vista è un punto positivo, perché a noi un po', di sgrammaticature non dispiacciono, però effettivamente mi rendo conto che per rendere sistema questa cosa, a un certo punto bisogna arrivare ad avere una grammatica comune. Grazie. Beh, allora darei subito la parola a Elena da questo punto di vista, se dobbiamo anche ricostruire un po' di narrativa o di grammatica comune rispetto a chi sono anche
i soggetti, diciamo, che possono essere interessati a ricevere questo tipo di risorse, a richiederle, e le loro progettualità, le loro iniziative. Proviamo a capire, ecco, dal punto di vista di OPES, di un fondo nato, diciamo, e reso operativo adesso, anche con un grande azionariato di contributo diversi, no? Anche l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti, per esempio, per me è una news. Io non so se ci avevi pensato tu, Elena, a Cassa Depositi e Prestiti le prime volte che parlavamo del fondo, quando ci vedevamo, diciamo, a Milano vicino alla sede di Acra. Ed è arrivato lo Stato italiano adesso anche dentro un fondo di investimento. Per cui dico, sono soggetti che hanno anche delle partnership dietro, oltre che degli apportatori di risorse molto diversificati. E da questo punto di vista anche chi è il destinatario, il beneficiario, diventa ancora più importante anche per coordinare questi diversi apporti di risorse, altrimenti, voglio dire, diventa anche difficile poi effettivamente impiegare, diciamo, in maniera efficace per generare poi l'impatto sociale positivo e duraturo che tutti auspichiamo. Per cui, ecco, se vuoi cominciare a introdurre anche questo capitolo di chi sono per voi i beneficiari e come immaginate di agire, credo che a questo punto proprio ci vuole. Certo, allora intanto Cassa Depositi e Prestiti entrerà fra un mese, però hanno già deliberato, quindi saranno con noi fra pochissimo. Allora, quando parliamo di appunto di grammatiche diverse, no? Come ha detto Angelo, allora, mi viene adesso, ve lo racconto e vi racconto quello che intendo proprio per immagini. Spesso quando le realtà, le imprese, si affacciano o cercano appunto le risorse da un fondo equity, a volte c'è l'aspettativa che tutto sommato noi siamo dei fornitori di capitali di rischio, quindi fondamentalmente un bancomat, non lo siamo, no? Cioè entriamo con appunto un livello di rischio alto, diventiamo partner dell'imprenditore. Quindi l'imprenditore che approccia un investitore come noi deve capire che abbiamo le stesse aspettative, gli stessi entusiasmi, la stessa empatia per il business che fondamentalmente ha lui, quasi come lui. Ci appassioniamo al suo business e vogliamo diventare compagni di viaggio. No, questo è un qualcosa che non è sempre accolto con favore, non è, perché tutto sommato l'imprenditore ha un grande ego, comprensibilmente, tutti quelli che costruiscono hanno grandi ego, no? Ma e nel momento in cui si cerca un compagno di viaggio che fornisce equity, devi un attimino rinunciare a questo grande ego, no? Devi rendere il tuo ego individuale un pochino più un ego collettivo. E questo è già il primo dove appunto le grammatiche si scontrano, non siamo più noi e voi, ma siamo noi, non sono più io e te, siamo noi, perché stiamo costruendo insieme l'impresa. E dal momento che in Italia gli imprenditori sociali, parliamo di imprenditori sociali, imprenditori d'impatto, non hanno una grande familiarità con l'equity, perché non c'è una grande cultura dell'equity in Italia, c'è questa attesa che tutto sommato siamo dei fornitori di capitale un po' strani, no? Che abbiamo solo delle pretese, che siamo molto, in inglese si dice demanding, insomma abbiamo queste, rompiamo molto le scatole, ti entriamo nella governance, iniziamo a porti delle regole molto precise sul reporting, ti andiamo anche a disquisire su quello che tu conosci meglio come imprenditore, che è il tuo business, i KPI sociali e tutto questo. Quindi alla fine ti senti quasi catalogato nella versione, sei un bancomat che assume un certo rischio, fai il tuo compito lì e non entrare nel merito del business. Okay. E questo non va bene, e questo è il primo scontro, il primo conflitto. E poi c'è fondamentalmente, ed è quello che a me preme moltissimo, questa diversa cultura di successo, non tanto con i veterani dell'economia sociale, ma con le nuove generazioni di imprenditori sociali, imprenditori di impatto, che sono troppo ispirati dall'economia della Silicon Valley, no? Quindi tu hai successo se raccogli capitale e non se fai le cose.
E questo è il paradosso, no? La tua la valutazione della tua impresa, tu la vedi declinata in base a quanto capitale raccogli. Quindi se fai un primo aumento di capitale a maggio, poi ne fai un altro a dicembre, non succede niente in quei 6 mesi, 7 mesi nella tua impresa, ma perché tu sei stato bravo, estremamente bravo a raccogliere capitale, automaticamente pensi che la tua impresa valga di più. Quindi questa logica di successo che rimanda agli aumenti di capitale A, B, C, D, E degli unicorn non funziona più. Per me non ha mai funzionato, ma oggi il cataclisma pandemico che ha travolto il mondo ci dice a maggior ragione che dobbiamo passare dalla logica dei multipli, che non aveva nessuna ratio neanche prima, ad una logica che si basa soprattutto sull'economia reale e su quanto tu come imprenditori e noi alla fine come imprenditori riusciamo a creare. Cioè il fatturato, quei numeri che raccontano il benessere della tua impresa valgono molto di più del capitale equity che tu riesci a raccogliere, molto di più. E quello determina la tua valutazione e determina la tua narrativa di successo. E in questo, dico, le nostre grammatiche diverse, dobbiamo rimodularle tutte quante, sia gli investitori che devono smetterla di fare troppo gli investitori e devono essere un attimino un pochino più pragmatici, e sia gli imprenditori nuove generazione che pensano solamente a quell'obiettivo dello unicorn e al fatto di raccogliere tante risorse, no? Quindi questo è quello che noi viviamo, io mi auguro e veramente che le persone che ci seguono, gli imprenditori sociali, gli imprenditori d'impatto che si rivolgono ai fondi equity e comunque raccolgono, vogliono raccogliere capitale, capiscano che in fondo c'è il linguaggio comune che possiamo crearlo è attorno alla generazione di risorse sociali e economiche che l'impresa appunto crea. E non a tutta questa infrastruttura di narrative che secondo me sono assolutamente distorte. Grazie, grazie. Darei la parola, ecco, Francesco, puoi aiutarci, diciamo, anche a raccogliere il tuo punto di vista rispetto a questa narrativa / identikit di chi sono i soggetti e anche beneficiari di risorse, per come la vedi tu, diciamo, dal tuo osservatorio. Mi sembra che per certi versi ci sia una sorta di, lo dico male, scontro o comunque dialettica di narrative per certi versi, no? È una narrativa che è molto legata, come dire, alle dimensioni di origine, diciamo, del mondo dell'economia sociale, se vogliamo, in qualche modo, rispetto alla quale ha costruito una sua narrativa sulla finanza di un certo tipo, diciamo, no? Rispetto alla quale magari non ne ha neanche più di tanto bisogno, è soprattutto autogenerata, è molto funzionale alla gestione, chiamiamola ordinaria, o di uno sviluppo incrementale, mettiamola così, e d'altra parte a quest'altra narrativa, diciamo, ripresa dal grande archetipo di Silicon Valley, dove invece, come dire, la finanza, quanta più finanza attrae, diciamo, il capitale di investimento attrae, è l'indicatore del successo a prescindere dalla tua attività caratteristica, da quello che produci sostanzialmente. Ecco, non so dal tuo punto di vista come vedi le cose e se è possibile arrivare, adesso forse esagero, una sorta di una sintesi che sia un'elaborazione che non è né una né l'altra per certi versi, ma una cosa nuova che in qualche modo giustifica il fatto che esiste anche un nuovo ecosistema finanziario che si sta in qualche modo creando o che è molto dinamico, ecco, da questo punto di vista. Ma io ho quasi l'impressione che ci sia un'offerta che si sta diversificando e specializzando, andando a proporre diverse forme di risorse. È una domanda che fa un po' fatica a seguire i ritmi di diversificazione di proposte dell'offerta. C'è un po' questa situazione, soprattutto rispetto all'osservatorio mio, che è l'osservatorio di un mondo che ha fatto, diciamo, un pezzo di storia dell'economia sociale, dell'impresa sociale, partendo dagli anni 80-90 con le cooperative sociali, che però adesso fa un po' fatica per certi versi a rinnovarsi e a cambiare. Io non ho problemi a dire che il mondo da cui vengo io, secondo me, è in una fase di forte crisi perché ci sono intere generazioni di persone che hanno retto queste imprese
e che stanno giustamente cercando di fare il ticket generazionale, crisi, perché sono spesso state organizzazioni che hanno vissuto su un impatto di risorse pubbliche che adesso non c'è più, crisi perché comunque sono poco capaci di lavorare con un approccio anticipatorio e sono poco attrattivi rispetto anche a figure professionali esterne. Quindi è un mondo che in qualche modo si trova all'interno di queste sollecitazioni che vengono dalla domanda, che gli propongono diverse formule e diverse ipotesi di attrarre risorse, ma che spesso poi alla prova fanno un po' fatica a dimostrare di essere imprenditori. Cioè, un buon gestore di servizi o di risorse per una committenza non è un imprenditore. E quindi, per esempio, rispetto ad Angelo o a Elena, ci sono in alcuni casi proprio delle discrasie rispetto a queste imprese che possono essere, quando ascoltavo Elena pensavo, beh, effettivamente trovarsi un socio che entra dentro la tua organizzazione, vuole vederti in casa, vuole decidere, vuole collaborare con te nelle scelte e quant'altro, significa che però tu sei, non dichiari solo di essere aperto, di essere disponibile alla contaminazione, lo diventi, che sono due cose un po' diverse. Cioè decidi, un conto è gestire la classica compagine sociale, un conto è invece trovarsi un fondo che per quanto con una certa missione comunque ha un'aspettativa di rendimento, un'aspettativa di, anche se poi di uscita con un certo valore di quota e quant'altro. Chiaramente significa anche che chi accetta il fondo deve pensare di cominciare a lavorare su una produzione, un servizio che abbia anche un mercato, che quindi sia vendibile. Molto spesso invece un pezzo dell'economia sociale, più che vendere o prestare servizi, tendenzialmente li forniva, che parlando di grammatica è una cosa totalmente diversa. Invece rispetto a quello che diceva Angelo, sempre abbinato al mio punto di vista, io penso che il crowdfunding sia una potente leva di apertura verso l'esterno, okay? Perché comunque per un'organizzazione poter utilizzare una strumentazione che gli consente di attrarre risorse non solo da canali specializzati o istituzionali, ma anche dalla comunità, se vogliamo, dall'impresa o da qualsiasi altro soggetto, significa in qualche modo che mette in gioco anche la sua reputazione, ma anche la sua capacità di essere affidabile. Io penso che ci sia molte organizzazioni, come diceva un punto di due, che magari portano a casa le risorse, ma non hanno ben chiaro poi queste risorse di come poterle destinare, investire e quant'altro. E poi c'è un po' a volte una difficoltà anche a interpretare la parola investimento, no? Cioè nel senso che tutti parlano, sì, stiamo investendo, stiamo facendo di qua, stiamo facendo di là, poi tu vai a controllare o a verificare cosa significa investimento per quell'organizzazione e a volte anche la stessa parola viene smontata perché non ha niente a che vedere con un'operazione a lungo termine che generi un impatto sulla organizzazione. Quindi io vedo una situazione sostanzialmente in forte transizione, però ci sono una serie di organizzazioni che appartengono anche alla rete per cui lavoro io che devono fare alcune scelte adesso per poter approcciarsi a queste nuove risorse. Se non le fanno in questa fase qua, rischiano veramente di finire un po' nella fase più laterale, più subordinata, diciamo, e rimangono in una situazione di essere un po' fornitori di qualcuno e dovranno un po' accontentarsi di quello che trovano, ma non avranno poi accesso alle risorse di cui abbiamo parlato o parliamo oggi. Angelo, come vedi tu? Mi rendo conto di farti questa domanda, diciamo, però sì, vabbè, c'è anche una narrativa crowd, mettiamola così, no? Sembra quasi un genere letterario, nel senso che, vuol dire, ha molto a che fare anche, non lo so, fantasy, direi, forse, anche, non lo so. Voglio dire, anche no, rispetto a chi sono le persone, ecco, perché qui, in questo caso qui, abbiamo molti progetti che sono progetti di vita di persone, non c'è neanche la dimensione organizzativa, per certi versi, ecco. Volevo chiedere anche dal tuo punto di vista, come già un po' prima ci hai già detto anche nel primo intervento, come stanno evolvendo
come dire, anche le stesse piattaforme di crowdfunding che probabilmente sentono, no, con i loro sensori anche quello che sta cambiando, anche in quelle che sono le domande di risorse che vengono, come dire, formulate attraverso la presentazione dei progetti sulle piattaforme. Però se ci puoi dire anche qualcosina in più, magari anche per capire anche in questa fase qui, così ci avviciniamo anche al contesto che stiamo vivendo, come dei segnali di cambiamento più o meno espliciti, diciamo, che vedi nel modo in cui persone e organizzazioni chiedono risorse attraverso dei progetti di crowdfunding, credo che può aiutarci in qualche modo anche a completare il quadro di questa narrativa, o almeno mettere insieme quelle che sono, come dire, le regole sintattiche per poterla costruire, perché poi farla in una serata, in un'ora e mezzo, mi sembra anche un po' velleitario. Detto questo, comunque ci vuole, quindi già cominciare penso sia utile. Sì, faccio una breve premessa. Allora, diciamo che, come ho provato, come dire, sommariamente a dire prima, il crowdfunding sostanzialmente è basato su piattaforme, ok? Quindi, di base, il crowdfunding non inventa nulla dal punto di vista finanziario, no? Perché ci casca dentro, dicevamo prima, la donazione, che esiste dai tempi di la parte di reward, barra preordine, ci casca dentro, come dicevo, l'equity e il lending. Quello che introduce, in qualche modo, il crowdfunding come, diciamo, innovazione, che sia una parola, come dire, superficiale, è la piattaformizzazione di questi processi, cioè questi processi finanziari, economici, vivono all'interno di piattaforme. Piattaforme che espongono le idee, i progetti. Quindi in questo, e seguo come dire, lo spunto di Francesco, è chiaro che innanzitutto le piattaforme di crowdfunding sono dei luoghi di comunicazione, dove io racconto la mia idea, racconto il mio progetto, racconto la mia impresa, racconto la mia causa. E quindi introducono anche, dal punto di vista linguistico, una serie di elementi. E quindi io, quando vado a vedere anche in una piattaforma di equity, dove c'è un'azienda, una startup che vuole raccogliere capitali di rischio dalla Sciura Maria come dal fondo, sostanzialmente vedo questa startup che non è solamente un business plan, non è solamente un progetto, diciamo, sintatticamente ben presentato in latino, eccetera, come nei bandi, ma è un video, è un social, è comunicazione anche emotiva, tridimensionale, mi viene da dire. Perché? Perché deve arrivare in maniera peer-to-peer a persone come noi, che magari non hanno tutti gli strumenti per comprendere la finanza, ma possono essere interessati a quel territorio, a quel soggetto, a quel settore, a quell'oggetto. Quindi diciamo che possiamo definire le piattaforme di crowdfunding un processo di piattaformizzazione e di democratizzazione finanziaria, cioè mettere le persone a contatto con idee e progetti per poterli sostenere a vario livello, donation, equity, lending, eccetera. E questo vuol dire che dentro queste piattaforme arrivano soggetti diversi con aspettative diverse. Quindi abbiamo, nel mondo delle donazioni, tendenzialmente abbiamo o privati, onlus, anche grandi onlus, associazioni, imprese sociali, eccetera, eccetera. Ecco, qui ovviamente già si introduce un elemento di disintermediazione, cioè mentre prima la raccolta delle cause, delle donazioni era fatta solo dall'ospedale, la protezione civile, la Croce Rossa, adesso anche Mario Rossi, come dire, anzi, durante il Covid abbiamo visto che la coppia Mario e Rossi Ferragnez hanno aperto una campagna che è stata la più importante delle raccolte fondi fatte durante l'emergenza Covid. Quindi non era un'associazione, non era una UNICEF per o Emergency, era una coppia di influencer, insomma, una coppia di persone sostanzialmente. Quindi anche questo ovviamente è un processo molto interessante da tenere in considerazione. C'è questo spazio per cui all'interno di determinate dinamiche non c'è più bisogno di essere strutturati, si può anche essere destrutturati, però arrivare con una comunicazione convincente, vincente, con un timing giusto e poter veramente ottenere dei risultati molto interessanti. Poi c'è la parte di preordine di prodotto. Lì è, addirittura in America sono molto avanzati, piattaforme come Kickstarter stanno diventando dei marketplace di beni futuri, quindi io trovo soggetti, che certo, inventori della domenica, ma anche aziende strutturate che stanno facendo innovazione, che stanno facendo, investendo in ricerca e sviluppo, che hanno un prodotto nuovo, che ancora prima di lanciarlo giocano la carta, certo, del crowdfunding in ambito di preordine per vedere se c'è un pubblico interessato a coprire le spese, ad acquistare un prodotto e andare online. Questo ovviamente è un mezzo uovo di Colombo, mi viene da dire, tant'è che Sony in Giappone ha aperto una piattaforma che si chiama First Fly, che utilizza proprio per andare a testare
prima di andare sul mercato i prodotti per capire se c'è qualcosa che magari qualche suo ingegnere nel sottoscala sta progettando che potrebbe essere magari un buon prodotto di largo consumo. Proviamolo, testiamolo, vediamo se c'è un pubblico interessato a preordinare quell'oggetto prima di andare in produzione. E questo ovviamente apre un fronte, penso all'Italia, anche per esempio a una serie di oggetti culturali, artistici, artigianali, eccetera, eccetera, che possono utilizzare il crowdfunding per appunto preordinare, vendere, appunto veramente è un marketplace di beni futuri da questo punto di vista, il crowdfunding se usato in quell'accezione. E poi invece c'è il pubblico molto più variegato e molto più complesso da spiegare, cercherò di essere sintetico, della parte dell'investing. E lì abbiamo, nel mondo equity, abbiamo soprattutto startup o PMI, ancora per esempio tutta la parte delle imprese sociali o delle imprese impact, diciamo così, o delle benefit, è ancora un po' marginale, anche se ci sono piattaforme come l'ITA, che è arrivata da poco in Italia, che stanno cercando di intercettare. Con grande difficoltà, devo dire la verità, sì. Cioè c'è, come diceva prima Francesco, sono d'accordo, c'è una richiesta da una parte, ma manca l'offerta, c'è una domanda, manca spesso un'offerta ovviamente strutturata, un'offerta seria, un'offerta credibile ovviamente da portare in equity, perché in equity evidentemente le interazioni sono diverse, calcoliamo che le piattaforme di equity oltretutto sono normate da Consob, eccetera, eccetera. E un altro elemento nell'equity che sta introducendosi in maniera interessante è la parte, diciamo, invece più asset, quindi immobiliare, energia, eccetera, eccetera, e lì, anche lì, stanno avvenendo delle cose molto interessanti. E va detto anche che spesso questo sta succedendo anche nel mondo del debito, quindi del lending, perché alcuni soggetti ormai non riescono più ad accedere a, per esempio l'immobiliare, a finanziamenti delle banche, cioè sono soggetti che in qualche modo a causa della crisi del 2008 o non sono più bancabili o sono ad alto rischio, eccetera, eccetera. E lì ovviamente i cittadini cominciano a capire, perché gli italiani magari quando parliamo di debito, quando parliamo di prestito, quando parliamo di lending hanno le orecchie più alzate, quando parliamo di equity bisogna spiegare da zero, mi viene da dire, però quando io già introduco all'interno del mondo equity il concetto di mattone, costruzione, asset, eccetera, eccetera, ecco che magari queste piattaforme stanno strutturandosi. Quindi come vedete, per esempio nell'equity, queste sono startup, PMI o immobiliare ed energia. Ancora poco impact, purtroppo, però io sono molto convinto che arriveranno addirittura delle piattaforme verticali su questo settore. Infine, per chiudere i vari pubblici, nel lending invece c'è di tutto, perché il lending andiamo dal peer-to-peer, che vuol dire prestito tra persone, che sono le antiche piattaforme, le prime piattaforme di lending nate, certo, al peer-to-business, quindi prestito delle persone alle imprese. C'è addirittura una sezione di anticipo fattura, ci sono piattaforme di lending che fanno anticipo fattura, no? Per dire come ormai queste piattaforme di crowdfunding nell'investing lambiscono veri e propri ambiti bancari al 100%. E poi tutta la parte, come dicevo, dell'immobiliare, che sta crescendo in maniera anche lì esponenziale. Calcolate che noi, che come dicevo sviluppiamo anche prodotti di questo tipo, solo nel periodo Covid abbiamo avuto più di 100 contatti, più di 100 imprenditori interessati ad aprire una piattaforma di crowd investing. Questo che cosa ci vuol dire? Vuol dire, beh, intanto che si è liberato molto tempo e che quindi molti hanno detto, vabbè, ma fammi fare una telefonata a capire cosa... Quindi va bene anche questo. Però anche che ovviamente questa situazione, chiamiamola post-pandemica o pandemica e poi vedremo post-pandemica, ha anche ormai sdoganato completamente il concetto di piattaformizzazione di processo. Cioè oggi un processo che sia finanziario, che sia di formazione, che sia imprenditoriale, eccetera, comunque deve fare i conti ormai in maniera non più esotica, innovativa, col tema della digitalizzazione, quindi anche i processi finanziari, e quindi qualcuno sta cominciando a dire fammi capire come funzionano queste piattaforme, perché oggi posso intercettare un certo tipo di domanda nei canali tradizionali, ma posso andare anche a intercettare nuove forme, nuove tipologie di domanda, nuove tipologie di investitori e, mi viene da dire, anche nuove tipologie di progetti attraverso queste piattaforme. E aggiungo un'ultima cosa, la piattaforma è anche un interessante strumento per la due diligence, cioè sono anche dei luoghi che possono anche servire non solo da test di mercato, come dicevo prima, ma anche come da luoghi che attraverso algoritmi, attraverso la capacità
possibilità di poter fare le giuste domande, intrecciare dati, perché questo è il vero tema, i dati, e quindi la capacità di poter leggere e utilizzare grandi quantità di dati. Io magari, cioè, diciamo che spesso, soprattutto nel lending, quindi nel debito, io posso arrivare ad avere dei cut-off molto interessanti, cioè avere, quindi abbassare la soglia di costo per portare a bordo prodotti finanziari. Questo è un altro tema molto interessante, però sono, come dire, un po' non la voglio fare troppo lunga. No, beh, penso che ci siano delle tematiche molto interessanti. Io ci vedo due grandi questioni, diciamo, che possiamo porre per un ultimo giro, diciamo, di considerazioni vostre, diciamo. Allora, la prima riguarda l'intermodalità degli strumenti. Non saprei, come dire, fino a che punto è possibile già oggi avventurarsi dentro architetture, diciamo, di finanziamento che in qualche modo mischino strumenti ma anche logiche diverse, diciamo, per rispondere a quelli che sono, come dire, i fabbisogni anche di investimenti più o meno espliciti che vengono lato domanda, diciamo, anche un po' per sollecitarla, anche un po' per soddisfarla laddove è esplicita. Quindi il primo tema è come riuscire, fino a che punto vale la pena impegnarsi oggi per integrare anche diverse modalità di offerte, diversi strumenti, architettura di offerta, prima questione. La seconda questione è cosa fare, ne avete già un po' parlato, però mi piacerebbe sentire qualcosa, un pochino di più, qualche ulteriore considerazione da parte vostra, per, come dire, allenare il mindset all'investimento impatto in qualche modo, no? Quindi cosa potete fare anche voi, oltre al mestiere che già fate, che è quello di raccogliere e dare risorse, diciamo, cos'altro potete fare di servizi non finanziari, di attività ulteriori? O vi conosco, so che avete già fatto delle cose importanti, penso sia utile condividere anche con la nostra platea anche tutta una serie di attività di natura consulenziale, formativa, di sensibilizzazione, che possono aiutare ad elevare, come dire, a incrementare le capacità e in generale anche la propensione, diciamo, verso l'investimento da parte, come dire, delle imprese sociali e a impatto con le quali vi trovate ad operare. Io non so se su queste due tematiche, non so se sono stato chiaro, magari potremmo ricominciare da Elena, diciamo, no? Con la quale anche in questi anni abbiamo, no, condiviso anche un percorso, anche potremmo dire di capacity building in generale, ecco, ho detto la parola che non volevo dire, rispetto, come dire, all'incrementare anche la capacità del sistema di operare lato domanda, diciamo, in questo quadro di offerta così sfaccettato, diciamo, e sempre più anche competente, come diceva Francesco prima, nell'individuare e nel misurare, diciamo, le attività. Sì, allora, intanto volevo un attimino cogliere la sollecitazione che hai posto sull'integrazione dei vari strumenti, no? E come un fondo di equity può lavorare, no? Anche facendo leva sulla diversificata offerta degli altri strumenti. È abbastanza, direi, ricorrente. Il gemellaggio con il debito, no? Tendenzialmente una impresa si muove sempre con mezzi propri e mezzi di terzi, e quindi il poter costruire insieme dei percorsi a sostegno delle imprese. E guardo Francesco, no? Però ne abbiamo parlato, come poter costruire dei percorsi di insieme di risorse gemelle che vanno con l'obiettivo dell'impatto, che vadano a sostenere imprese su cui magari il fondo investe. E non tutti i fornitori di debito vanno bene. No? Noi ci siamo trovati a litigare con banche che avevano la pretesa o il label qua proprio dire facciamo impatto, ma in realtà i prodotti che venivano proposti erano tutt'altro che impatto, ma non c'è niente di impatto. L'impatto significa intanto avere una tolleranza, no? A capire le esigenze di un'impresa che fa un lavoro difficilissimo, fa il lavoro di stare in piedi, di fare profitto, quel profitto buono e sano, e di generare la differenza nella collettività. Cioè, no, è una fatica enorme. Quindi abbiamo bisogno di compagni, fornitori di debito che capiscano questa fatica e che strutturino insieme delle formule che non ci sono, quello che viene chiamato in gergo internazionale il venture debt. Quindi una forma di debito
che ha una profilazione di rischio di rendimento un pochino diversa. Quindi cerchiamo di esplorare queste nuove frontiere, perché se vogliamo far crescere un sistema, un ecosistema di imprese di impatto sane, significa che dobbiamo lavorare insieme, noi fornitori, no, di capitale, di rischio, di debito o comunque di finanziamenti, in modo un pochino anomalo, non convenzionale, altrimenti cosa facciamo? Facciamo finta di essere d'impatto, ma siamo esattamente come tutti gli altri e questo non va bene. Quindi mi riservo però qua anche di aprire una mia come posso dire, preoccupazione su quanto hai sottolineato tu, Angelo, no? La capacità delle piattaforme di fare un po' di allenamento, di promuovere un allenamento per le imprese nel fare la due diligence, di mettersi a prova sulla due diligence, perché in realtà io sono preoccupata su questo fronte, perché a volte le piattaforme, e qua mi riferisco in modo specifico alle piattaforme di equity crowdfunding, quindi quelle che forniscono capitale di rischio, vanno ad alimentare, insieme a tanti altri soggetti, quindi non sono solo le piattaforme, ma vanno ad alimentare in una fase iniziale di vita delle imprese le distorte aspettative sulle valutazioni di impresa. Cioè noi ci troviamo, e ve lo dico perché la nostra esperienza quotidiana, ci troviamo continuamente imprese che sono passate da una campagna di equity crowdfunding con delle valutazioni assolutamente fuori dal mondo, no? Magari con 20.000 euro di fatturato e la valutazione è 1,5 milioni, 2 milioni. Quali sono le ipotesi sottostanti a questa valutazione? Non si sa. Però sono la piattaforma gliela accreditate, gliela legittimate. Quindi io sono terrorizzata da questa da questo confronto, a volte secondo me assolutamente patologico, fra le piattaforme di equity crowdfunding e le nascenti imprese, perché sono fuori, non sono assolutamente pragmatici. Quindi questo è il mio, allora, noi vogliamo lavorare con le piattaforme di equity crowdfunding. Stiamo molto contenti se le nostre imprese riescono anche a mobilitare quella leva, perché è vero quello che hai detto tu, Angelo, sono dei megafoni sulla comunicazione, e dato che le nostre imprese di impatto vogliono cambiare i modelli di vita, i modelli di produzione, i modelli di consumo, sono splendide. Se non lo fanno, certo. No, sono delle leve straordinarie, ma sulla capacità della due diligence, sulla narrativa della valutazione, io ho delle riserve, quindi ci piacerebbe lavorare insieme, quando io ho detto all'inizio vorrei che ci fosse un po' più di coordinamento per smorzare queste aspettative che non vanno bene. E questa naturalmente è la mia posizione. Sul fronte invece, sull'allenamento, come facciamo a far crescere, no, questi imprenditori, poi sono gli imprenditori che fanno crescere anche noi, quindi è una interlocuzione bilaterale, però sulle iniziative parallele che si possono mettere in campo, beh sì, sono tantissime, appunto Flaviano, abbiamo lavorato insieme, ma anche con Francesco, sui bootcamp realizzati con CGM Finance nel corso degli anni, tutto sommato l'obiettivo era creare comunità di imprenditori che si confrontassero fra di loro. Io ritengo che un grandissimo valore possa, e per far crescere questi, un grande asset per far crescere gli imprenditori, sia quello di farli mettere insieme, fare in modo che si parlino, si confrontino. L'esperienza al mondo che secondo me è più bella e illuminante su questo fronte, più volte l'ho detto, è quella di Village Capital, che è un fondo, un incubatore, slash acceleratore, che praticamente rideclina il protagonismo sugli imprenditori stessi, gli imprenditori che si trovano insieme e che crescono insieme e che decidono addirittura chi fra di loro è più titolato ad avere l'equity, no? Ad avere quindi quel capitale, certo, di rischio. Quindi sono moltissime le opportunità che abbiamo, e soprattutto in questa emergenza mi piace pensare
al fatto che siamo un po', è un'immagine per me bellissima, no? Forse perché anche sera, qua notte, siamo quasi notte, anche da me, sì. Mi piace guardare il cielo e pensare a quella immagine bellissima dell'Apollo 13 dove c'era uno degli astronauti, no? Se non mi sbaglio, Jack Swigert, che con in mano quella macchinetta che avevano realizzato gli astronauti nella loro piccola capsula lunare, parlando con la NASA, no? Parlando con i colleghi della NASA, utilizzando le poche cose che avevano. Questa bellissima immagine che penso tutti forse ci ricordiamo, eravamo un po' piccolini nel 70, forse Angelo sei più giovane, forse non eri ancora nato, non lo so, ma è bellissima quell'immagine perché indica tutto sommato quello che noi dobbiamo fare in questo momento per ridurre la tossicità di questa pandemia e di questa emergenza, ovvero parlarci, questo coordinamento fra gli astronauti nella navicella e la NASA è quello che noi dovremmo riproporre nel dialogo con i nostri imprenditori, cioè investitori, imprenditori, parlarsi nell'ascolto, ascoltarsi di più. Grazie, beh Francesco passo la palla a te, però è vietato dire che una volta si faceva e adesso non si fa più, diciamo nel nostro, quindi dovresti dirci anche come possiamo rifare queste cose, anche sul tema della valutazione, comunque credo puoi dirci delle cose interessanti per te, immaginando anche il lavoro che fai, no? Tu sei anche come dire, fai sostanzialmente questo diciamo anche, no? Fatto a mano diciamo, no? Senza magari algoritmi o cose di questo genere qui. Però ecco, sul tema anche di come riuscire effettivamente a valutare, diciamo, no? Le risorse, anche non solo le risorse, no? La famosa valorizzazione degli asset, ma anche, come dire, anche riconoscere le motivazioni delle persone, no? Qualche tempo fa mi parlavi dell'importanza dentro le imprese sociali di avere una buona gestione delle risorse umane, diciamo, che non era magari la prima cosa che mi sarei aspettato che tu mi dicessi, voglio dire, capito? Considerando il lavoro magari che fai. Però, fatto me l'hai detto tu, a questo punto, voglio dire, richiama anche una necessità di avere una visione, una capacità di accompagnamento un pochino più olistica dell'organizzazione per affrontare anche questo tipo di sfide qui. Per cui non so se cosa poi scherzavo rispetto al passato. No, no, mi veniva, sentendo anche sì, gli stimoli tuoi, ma anche quelli di Elena, mi veniva un po' in mente, guardando cosa hanno fatto le organizzazioni in questi ultimi 10-12 mesi, soprattutto diciamo da febbraio ad oggi, secondo me oltre a reagire a quello che è avvenuto, c'è anche qualcuno che, anche tanti, diciamo, che si stanno accorgendo sostanzialmente di due o tre questioni che hanno molto a che fare con i discorsi di stasera, nel senso che la fragilità patrimoniale, per esempio, con cui molte organizzazioni sono arrivate a questa fase, sta comportando il fatto che anche il discorso piccolo e bello, rimaniamo da soli, facciamo le cose da soli, così, alla fine, in un momento di, già era difficile in un momento normale, in un momento di crisi, chiaramente ha fatto saltare, farà saltare un po' di organizzazioni, quindi il piccolo è bello e stiamo pure da soli, insomma, non so quanto può durare, ecco, e soprattutto, quello che ho cominciato a capire da un po' di tempo è che dobbiamo stare con gli altri su degli oggetti di impresa, non basta stare su processi identitari o su tutti ci vogliamo bene, tutti siamo della stessa associazione, veniamo tutti dallo stesso territorio, no, bisogna che comunque condividiamo dei sogni, condividiamo dei sogni che però siano legati ad oggetti di impresa, in fondo parliamo sempre di aziende, di imprese che hanno delle responsabilità verso i propri soci, verso i lavoratori, quindi sicuramente uno dei temi che in qualche modo deve per forza far avvicinare domanda e offerta e quindi molto anche il tema dell'equity è che comunque queste imprese hanno bisogno di capitali, cioè non hanno bisogno solo di far debiti, hanno bisogno anche, come il nostro sistema imprenditoriale generale è sottocapitalizzato, ancora di più lo è il tema dell'impresa sociale, della cooperazione sociale. L'altro tema che mi viene un po' in mente associato a alcune cose che sentivo, è che c'è qualcuno, e questo secondo me è un pezzo di lavoro che possono fare i soggetti del cosiddetto ecosistema, no? Che in qualche modo deve
non si deve solo, è come se dovesse fare una trascostituzione, no? La trasformazione è, passa da una fase all'altra, la trascostituzione invece secondo me è qualcuno deve proprio cominciare a ragionare che forse anche di forma giuridica deve cambiare, perché l'accesso ad altre risorse comporta il fatto che non puoi mantenere la stessa scatola di prima. Vi racconto un episodio personale. Ieri ho partecipato a un incontro con un fondo che voleva entrare in una benefit di proprietà di una cooperativa, no? Quindi la società in cui il fondo doveva entrare aveva la struttura, diciamo, più vicina al profit. I proprietari però venivano dal mondo cooperativo, no? E quindi il tema della valutazione è venuto fuori in modo stridente, perché il fondo gli ha detto, a un certo punto, dopo un'ora e mezza, gli ha detto, non è che vi stiamo dando un fido, noi vogliamo diventare soci. Se volete che noi entriamo e ci mettiamo 300-400 mila euro, comunque dobbiamo andare avanti nell'analisi, che sarà molto più approfondita di qualcuno che ti chiede, ti dà finanza, ma poi comunque tendenzialmente si aspetta che sicuramente gliele dà indietro per tutta una serie di motivazioni. Ora, da questo punto di vista, allenarli a relazionarsi non solo con i diversi soggetti, ma anche saper utilizzare bene gli strumenti. Quello che diceva Angelo, siamo una piattaforma che si rivolge all'esterno, bisogna saper comunicare. Beh, non è che le cose che diceva lui sanno far tutti, nel senso i video, molti si raccontano anche male, cioè nel senso c'è anche un tema, se ottengo l'effetto opposto, cioè più mi racconto, peggio è, allora cioè, dobbiamo anche aiutarli, almeno per la parte che riguarda noi, che è la parte più dei numeri, a raccontarli bene. L'altro aspetto, e quindi col tema risorse umane, effettivamente, sì, pur dal mio osservatorio che è legato più all'aspetto finanziario, io vedo una grande fatica e quindi la necessità che ci sia anche un po' di formazione, di scuola a questi imprenditori che vogliono cambiare, perché è una fase in cui è molto importante che, siccome c'è come una migrazione, diciamo, dalla cooperazione sociale all'impresa sociale, c'è un pezzo di cooperazione sociale che sta andando verso l'impresa sociale, c'è un pezzo di associazioni e fondazioni che stanno andando verso l'impresa sociale, ci sarà questi numeri sull'impresa sociale che cresceranno, che però rappresenteranno probabilmente tra 8-10 anni un mondo totalmente diverso da quello della cooperazione sociale di 10-15 anni fa. Ed è un processo inarrestabile al quale noi non possiamo fare altro che dare un aiuto. Okay? Da questo punto di vista non dobbiamo resistere al cambiamento, anzi dobbiamo favorirlo molto, perché questo tipo di cambiamento favorirà anche un tagliando interno organizzazioni che magari si possono diventare incubatori rispetto a questi cambiamenti. Ora, da questo punto di vista, credo che un buon lavoro che alcuni di noi possono fare è anche seguire questi processi di accompagnamento e aiutarli anche a scegliere le nuove forme giuridiche che sono previste dalla riforma del terzo settore, che a mio giudizio comunque, una volta messa a terra complessivamente, darà altre possibilità per dar benzina al processo. Grazie Francesco. Non so se Angelo vuoi aggiungere qualcosa rispetto alle questioni che sono state sottoposte. Già ne hai parlato prima anche rispetto, come dire, alle modalità di accompagnamento, di valutazione, però sulla base delle cose che sono emerse, anche riferiti agli ambiti che sono stati toccati sia da Elena che da Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa sia rispetto, come dire, al tema dell'intermodalità, diciamo, tra strumenti e approcci diversi, sia al tema dell'accompagnamento, diciamo, rispetto alle realtà beneficiarie di queste risorse. Sì, no, rispondo ad Elena, perché io sono d'accordo con lei, ha toccato un punto nevralgico e chiave, anzi che tra qualche tempo purtroppo scoperchierà un mezzo vaso di Pandora anche all'interno dell'equity crowdfunding, cioè ovvero questa sovrastima delle startup e soprattutto anche questo tasso di mortalità delle startup che sono state poi finanziate in equity soprattutto nei primi anni. Quindi sicuramente è un tema. No, io l'aspetto piattaforma due diligence più che altro lo vedevo e lo vedo molto interessante nel mondo del debito. Vi faccio un esempio: c'è una piattaforma peer to business che si chiama Borsa del Credito, che tra l'altro lavora anche con dei fondi di investimento, che ha un time to money di 48 ore.
Ora, questo è il tema, cioè nel senso nel 2020 ha molto senso questa cosa e quindi nel momento in cui io lavoro col debito, col prestito alle imprese, eccetera, eccetera, e ho a disposizione una serie di algoritmi, di griglie di valutazione, di chiamate a centrali di rischio e dati che sempre più approvvigionano in qualche modo la mia conoscenza di determinati mercati, determinate dinamiche di restituzione, eccetera, è evidente che io posso arrivare, soprattutto nel lending, a un time to money che le banche se le sognano. E quindi, ma così come anche posso aggregare una serie di informazioni, e chiudo sul tema del debito, che oggi non rientrano nei classici canoni. Faccio un esempio: noi abbiamo aiutato un'azienda che si occupa di peer-to-peer, quindi prestito alle persone, e abbiamo messo in piedi una serie di chiamate API a una terza parte che si chiama CRIF, che è quella, lo spiego perché magari non tutti sanno queste cose, che sostanzialmente fa, come dire, l'analisi del rischio quando io vado a comprare un motorino, per darmi quei soldi fanno delle chiamate e ricevono dei semafori rosso, verde, giallo, e quindi sostanzialmente questi soggetti che hanno questi dati, che sono dei database con delle informazioni, dicono ok, a Mario puoi prestargli il motorino, a Rosanna non prestarglielo perché è meglio di no, ok? Ora, il modo con cui questi soggetti aggregano i dati è un modo abbastanza novecentesco. Ad esempio, vedono se tu hai un mutuo, vedono se hai una carta di credito, vedono se hai un contratto a tempo indeterminato. Ora, proviamo a immaginare quante persone, quanti giovani trentenni da qui ai prossimi 10 anni avranno un mutuo, una carta di credito e un contratto a tempo indeterminato, per farci un'idea di come completamente sta cambiando anche il mondo del debito e deve cambiare anche il modo con cui io vado a valutare il rischio di debito e il rischio di credito. Quindi ecco, questo interessa a me, cioè l'utilizzo dei dati in qualche modo per la valutazione creditizia, soprattutto nell'equity ovviamente è un altro discorso, lì è chiaro che la due diligence è completamente diversa e anzi io sono uno di quelli che tendenzialmente apprezza e favorisce se ci sono terze parti importanti che fanno la due diligence per conto della piattaforma e quindi non quando è la piattaforma a dire guardate bravi questi hanno fatto un aumento capitale, facciamo l'aumento capitale da 1 milione di euro, ok, così a caso, senza numeri, senza fatturato, senza clienti, eccetera eccetera. Sono perfettamente d'accordo, però è evidente che quello dei dati, come dire, all'interno del mondo delle piattaforme è uno degli elementi che può facilitare ed aiutare. E chiudo dicendo che questo tema dei dati ha anche un senso sul tema dell'impatto. Cioè, di base, parte del tema della misurazione dell'impatto, a parte che la misurazione dell'impatto deve prevedere anche un'intenzionalità, quindi c'è un ante e poi un post, diciamo così, quindi c'è bisogna capire quali sono gli obiettivi di quell'azienda e per poi andare a valutare se l'impatto che ha realmente generato rispetto agli obiettivi che si è data. Vabbè, a parte questo, però è che io credo che anche lì, anche sul tema della misurazione dell'impatto, il mondo dei dati possa aprire una serie di finestre molto interessanti. Certo, ci sono i famosi intangible che sono difficili, però anche lì attraverso delle capacità di carotaggi, attraverso l'utilizzo anche dei questionari, delle survey, eccetera, sicuramente possono aprirsi delle questioni. Perché dirsi d'impatto, perché arriva l'azienda, ecco, qui dico una cosa relativa alle aziende che stiamo incontrando, o con cui ci stiamo incrociando, sia nel mondo donation, che reward, che lending, che equity. Che secondo me quello che il vero scarto, il vero problema che io vedo in questo momento nell'impresa sociale, nelle imprese di impatto italiane, tanto l'ho detto prima, noi siamo una benefit, siamo un'azienda, diciamo che un SRL che fa, diciamo così, che è sul mercato, ma che ha anche, come dire, degli obiettivi, persegue degli obiettivi di impatto sociale. Però quello che vedo è che si tende ad avere un valore aggiunto molto basso, cioè quello che è successo nel mondo dell'impresa sociale, delle cooperative sociali ed è, mi pare anche un po' del terzo settore in genere, è di diventare fornitori di servizio a basso valore aggiunto e tendenzialmente molto spesso anche poco pagato, poco retribuito, eccetera. Ecco, io credo che questa fase storica, questo momento storico e anche il grande interessamento che c'è da parte dei fondi e dei soggetti worldwide su questo tema
imponga ovviamente un innalzamento dell'asticella, cioè bisogna cominciare a guardare i propri progetti sia in termini di preparazione, di progettualità, che di misurazione dell'impatto, che di capacità anche di portare valore e di fare valere quel valore nel proprio mercato, che secondo me è una delle sfide aperte, perché spesso mi capita di incontrare imprenditori sociali che però tengono l'asticella bassa sia in termini di pricing, mi viene da dire, ma anche spesso in termini di modalità di fornitura del servizio. Ecco, questo secondo me deve cambiare, cioè la qualità in qualche modo è il primo driver che io vedo fondamentale in questo settore, perché sì, e che invece adesso è un po' distrutto, mi viene da dire. Assolutamente, hai ragione Angelo, credo sia anche una buona sintesi anche del dialogo che abbiamo fatto oggi, per il quale vi ringrazio davvero. Grazie a Elena Casolari, Angelo Rindone, Francesco Abba. Adesso do la parola a Danilo Magni, che in qualche modo anche lui ci darà il suo punto di vista, tirerà un po' le conclusioni anche nell'ambito del percorso dell'atelier dell'impresa ibrida, dentro il quale si colloca questo talk di questa sera. Però prima un ringraziamento speciale ad Annalisa Magone, senza la quale non ci sarebbe stato questo incontro. Grazie alla sua pazienza, alla sua capacità organizzativa, all'inseguirmi, diciamo, no, per definire temi, oggetti, eccetera. Per cui la ringrazio davvero e do la parola a Don Danilo. Prego. Microfono. Scusami. Ecco. Ringrazio Flaviano. Mi unisco alla tua riconoscenza rispetto ad Elena, ad Angelo, a Francesco, sicuramente ad Annalisa e anche a tutti i partecipanti di questo momento. Ecco, non sto a tirare delle conclusioni, condivido sinceramente con voi il fatto che esco positivamente frastornato, ecco, da questo incontro di oggi pomeriggio. Perché forse più con Francesco Abba, che ci conosciamo da tanti anni, lui sa, ma anche altre persone che sono in ascolto sanno che faccio parte di questo mondo, no? di persone che cercano di fare quella buona fatica di cui prima Elena ha anche parlato. Esco frastornato per le tante informazioni che ci avete dato, per le suggestioni, per le provocazioni, e vorrei collegare questo a un rimando che vi do. Mi piacerebbe definirvi tra i poeti sociali. Nell'ultima enciclica di Papa Francesco, a un certo punto, Fratelli Tutti parla dei poeti sociali, cioè di queste persone che sognano, magari anche dando fastidio e proponendo cose diverse, una società diversa, un mondo diverso. Noi abbiamo parlato questa sera di finanza, ma poi a partire dalla finanza ci avete aperto tante altre finestre, e i poeti sono quelli che ci trasportano verso un orizzonte nuovo. A me sembra molto vero, ecco, che tutto quel gruppo anche di imprenditori sociali che partecipano all'Academy di Atelier, che sono circa una novantina, hanno bisogno di prendere piena coscienza di molte cose che voi questa sera ci avete detto, me compreso, e di lavorare attorno a una trasformazione del nostro mondo, del nostro paese, a partire dall'impresa e dall'imprenditoria ibrida, sociale, non. E quindi davvero vi ringrazio molto per quanto ci avete regalato, per il tempo, ma soprattutto per i contenuti. E davvero mettetevi addosso questa etichetta di poeti sociali, perché penso che ne abbiamo tutti quanti molto bisogno. Grazie a voi e ringrazio ancora Flaviano per la moderazione e a tutti i partecipanti. I prossimi appuntamenti li potete sempre trovare sul sito di Atelier dell'impresa ibrida. Se ricordo bene, il primo appuntamento è lunedì 23
di novembre avremo la gioia questa volta di ascoltare dei giovani economisti, dei giovani imprenditori, dei giovani change makers che la prossima settimana parteciperanno a questo evento mondiale voluto da Papa Francesco attorno ai temi del cambiamento e della trasformazione in campo economico, appunto intitolata The Economy of Francesco. Quindi ascolteremo la testimonianza di cinque giovani che in qualche modo stanno cercando di fare uno sforzo di messa in rete di tutti i giovani, sono 82 soltanto in Piemonte, quindi ce n'è qualche centinaio sparso per il territorio italiano, che a prescindere dalla credenza religiosa condividono i valori della visione in materia economica di Papa Francesco e del Magistero Papale, li stanno già traducendo nelle loro imprese, nelle loro organizzazioni. E questo può diventare un volano interessante anche alla luce di quello che è emerso questa sera. E poi mercoledì 25 avremo un talk attorno al tema della plastica, ecco, la plastica che serve, perché magari abbiamo anche nella nostra cultura demonizzato la plastica, ma in realtà ascolteremo la testimonianza di alcune imprese, di alcuni imprenditori che ci aiuteranno a riflettere come a partire da un prodotto si può fare invece anche impatto ambientale in maniera molto interessante, molto innovativa. Grazie ancora e arrivederci a tutti quanti. Grazie a voi. Ciao, un caro saluto. Ciao Elena, ciao Francesco, ciao Danilo, ciao a tutti voi che ci avete seguito, grazie.